Il ginkgo biloba è una pianta antichissima, infatti sono stati trovati dei fossili con la sua presenza datati circa 250 milioni di anni fa. È una pianta appartenente alla famiglia delle Ginkgoacee e la sua zona d'origine è la Cina. In Europa è stata introdotta circa attorno al 1750 e dalle mie spalle potete notare una splendida pianta, giovane ancora, che ha sugli 8 anni di età. È alta sui 8 metri e mezzo e è in piena fase di espansione. Il ginkgo è una pianta arborea che può raggiungere grandissime dimensioni, attorno ai 30-40 metri di altezza, e un diametro della chioma alla base può tranquillamente superare i 10 metri e arrivare fino a 15 metri. È una pianta, come ho detto, molto longeva, dunque la sua crescita è molto rapida nei primi anni, dopo rallenta man mano che la pianta diventa adulta. Possiamo notare qui alle mie spalle la forma della chioma nell'individuo giovane, cioè la pianta giovane che cresce spontaneamente senza essere potata in natura, ha una forma piramidale e questo esempio è veramente corrispondente alla realtà. Al contrario, la pianta quando diventa adulta, che raggiunge notevoli dimensioni, la sua chioma prende una forma più ovoidale. Il ginkgo è una pianta eliofila, cioè ama posizioni ben soleggiate e il clima leggermente fresco. Per quanto riguarda il terreno di coltivazione, si adatta ad ogni tipo di suolo, anche se è stato constatato che cresce meglio in condizioni di terreno subacido-acido. Non ama i terreni troppo compatti. Tollera le bassissime temperature, infatti la pianta non teme le temperature che arrivano al di sotto dei meno 35 gradi. Invece un'indicazione che debbo dare è quella della potatura. Il ginkgo non ama e non tollera troppo le potature, perché dove i rami vengono potati spesso si seccano. E questo ci tengo a sottolinearlo per il fatto che girando per giardini, parchi, vedo che i ginkgo sono potati come altre piante che invece tollerano bene le potature. Il ginkgo va lasciato crescere in forma spontanea. Al momento dell'impianto va considerata la dimensione che raggiungerà da adulta come pianta e dunque va lasciato lo spazio opportuno affinché lei si sviluppi in maniera naturale. Oggi le informazioni che possiamo avere attraverso internet, attraverso libri di consultazione sono veramente dettagliate e in ogni pubblicazione c'è scritto che questo tipo di pianta non sopporta bene le potature. Se chi si occupa del verde conoscesse queste informazioni probabilmente non lo farebbe, ma io spesso soffro nel vedere piante di ginkgo tagliate, capitozzate con rami bellissimi che sono stati tagliati per farli ricacciare in maniera più corta vicino al fusto principale. Le piante in questo modo sono completamente rovinate, anzi probabilmente compromessa anche la loro vita, oltre che aver deturpato completamente il portamento della pianta. Dunque, chi ha intenzione di piantare nel proprio giardino un ginkgo, si informi bene sulle caratteristiche di quella pianta e dia uno spazio opportuno affinché la pianta cresca bene e non necessiti di nessuna potatura. Negli anni sono state selezionate diverse cultivar di ginkgo biloba, principalmente per il colore della foglia, che normalmente in autunno, prima di cadere, si tinge di colori bellissimi, di gialli intensi. Dunque, una delle selezioni fatte è stata proprio nel colore della foglia. Poi ci sono state le selezioni per la forma della foglia e anche per il portamento. Infatti, abbiamo dei ginkgo di portamento più compatto e dei ginkgo a portamento pendula, quindi ginkgo biloba pendula. Queste le possiamo trovare con un po' di difficoltà in commercio, ma sono piante interessanti, soprattutto quelle di dimensione ridotta per i giardini, che non hanno grandi dimensioni a disposizione per l'impianto di alberi. Conoscendo meglio le caratteristiche del ginkgo originale e delle cultivar che abbiamo a disposizione oggi sul mercato, è più facile trovare la pianta giusta per il proprio giardino. Grazie al suo portamento così espanso e di forma piramidale, con queste belle foglie che d'estate sono di un bel colore verde e d'autunno si colorano di giallo, è una pianta veramente interessante da inserire nel giardino.
Ricordate che è una pianta a foglia caduca, quindi nel posizionarla in giardino sappiate che d'inverno il tronco sarà deciduo, non ci saranno foglie e quindi potremmo giovare del passaggio dei raggi solari nella zona a nord rispetto al luogo in cui l'abbiamo piantata. Mentre nell'estate produrrà un'ombra abbastanza leggera, non troppo pesante, non troppo fredda, molto gradevole. È una pianta molto interessante da coltivare nei grandi spazi. La foglia del ginkgo è una foglia flabellata, lungamente picciolata, infatti ha un picciolo molto molto lungo, che consente alla foglia di avere un bellissimo portamento lungo i rami. La sua lamina è a forma di ventaglio e presenta un'insenatura nella parte centrale che la divide in due lobi, da cui prende il nome biloba. Infatti è una foglia bilobata, come potete vedere, suddivisa in due porzioni.